Praga, perché l'isola mi è piaciuta. Bene, dai, chiedi così. Bambini colpiti più di altri in questo ultimo anno dagli effetti dell'emergenza sanitaria sono stati privati di luoghi, di relazioni e di opportunità per la loro crescita e lo sviluppo della loro personalità. Chiusi dentro le mura di casa, privati degli amici, dei compagni, dello sport, costretti a rimanere per ore davanti allo schermo di un computer. Hanno certamente vissuto questi mesi con fatica e sofferenza, esprimendo nei confronti degli adulti un urgente bisogno di cura e di protezione. Ma nonostante queste difficoltà, questi grandi cambiamenti individuali e sociali, è stata straordinaria la loro capacità di affrontarli. Chiedere ai bambini di immaginare la scuola e la classe del futuro è stata una formidabile intuizione. Ci ha restituito infatti un patrimonio prezioso di idee, di suggestioni e di proposte. Perché i bambini non sono mai banali e sono in grado di esprimere anche con un disegno o una vignetta idee originali e innovative. Sono loro, infatti, che sanno immaginare la scuola di domani. Gli elaborati che avete preparato e le mozioni di fiducia che tra poco ci illustrerete sono per noi una preziosa opportunità di conoscere, di approfondire, di elaborare proposte di cambiamento per migliorare la società e per migliorare la scuola. È dunque dovere nostro, dovere degli adulti e delle istituzioni, mettersi in ascolto dei bambini e dei ragazzi. L'ascolto, infatti, non è soltanto un atteggiamento dello spirito, ma è una necessità per la costruzione di un futuro che sappia trasformare i sogni e le speranze in realtà concrete e opportunità per tutti. Noi oggi ospitiamo qui in Senato gli adulti di domani e quindi cerchiamo di costruire un futuro per questi bambini che sia un futuro in presenza, che sia un futuro sostenibile e, come loro stessi ci chiedono, che sia un futuro pieno di relazioni. Quindi è un momento bello, qui in Senato è un'emozione per noi, ma soprattutto per i bambini che si ricorderanno questo momento, credo, per tutta la vita. I bambini presenteranno le loro mozioni per avere una scuola migliore per il futuro. È molto importante nell'ottica della partecipazione attiva. E ricordo che l'articolo 12 della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo del 1989 prevede che i bambini vengano ascoltati su ogni cosa che li riguarda. Beh, è quello che noi stiamo facendo attraverso questo progetto, e grazie alla disponibilità straordinaria del Presidente Casellati, è proprio questo. Facciamo parlare i bambini e li facciamo interagire con le massime istituzioni dello Stato. Come ci ricorda infatti la Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il diritto di tutti i bambini e adolescenti di essere ascoltati è il fondamento della possibilità per gli adulti di rispondere con efficacia ai bisogni, ai desideri e alle aspirazioni dei più piccoli. Con questa consapevolezza guardo con particolare attenzione a questo progetto e alle sue potenzialità nel presente e nel futuro che ci attende.